Tra tipo 5 minuti ho il colloquio con il professore che mi segue per la tesi. Io qualche settimana fa gli ho mandato tutti i capitoli che ho scritto della tesi. Lui li ha letti e oggi dovrebbe farmi sapere un po' le osservazioni che ha e le eventuali modifiche. Sono un po' in ansia perché mancano 2 settimane alla consegna della tesi e quindi speriamo che tutto vada bene e che non debba fare troppe modifiche. Però dai, sono fiducioso, speriamo bene. Buongiorno. E dai, mi è andata bene, perché sì, ci sono degli errori, delle cose da modificare, però non sono troppe, quindi è molto più semplice di quanto pensassi. Nei giorni successivi mi sono messa al lavoro sulle modifiche da attuare. La tesi andava bene. Le modifiche e le osservazioni del prof riguardavano solo il quarto capitolo, che è il capitolo che tratta il caso di studio della mia tesi. Per chi non lo sapesse, la mia tesi è una relazione di stage, riguardante il questionario in un'indagine di mercato. E il mio caso di studio approfondisce un'indagine che ho personalmente seguito durante lo stage. Secondo il prof, il capitolo 4 che ho scritto risulta troppo didascalico e quindi mi ha consigliato di riscriverlo cercando di essere un po' più generico e cercando di spiegare nel dettaglio il perché sono stati inseriti determinati blocchi di domande, perché si è scelto quell'ordine e il blocco di domande in questione quale obiettivo di indagine soddisfa. Inoltre bisognava anche aggiungere una sezione extra del capitolo 4 dove presentavo i risultati salienti ottenuti dall'indagine. Questa è stata l'attività più impegnativa perché ho dovuto scrivere da zero un'intera sezione. Per prima cosa ho dovuto fare un lavoro di analisi dei dati raccolti e cercare di trovare dei risultati salienti, delle osservazioni interessanti da poter poi presentare in tesi tramite grafici e commenti. La stesura in sé della sezione l'ho fatta con Word, e invece i grafici li ho fatti con PowerPoint. E una volta ricontrollato quanto scritto, poi ho passato il tutto su LaTeX, attaccando questa nuova sezione al corpo della tesi preesistente. In questi 2 giorni ho fatto queste modifiche e questa mattina ho ricontrollato tutto il capitolo, perché appunto l'ho caricato su LaTeX ieri e oggi ho ricontrollato tutto per vedere se c'era qualche errore. Tra l'altro qualche errore l'ho ritrovato e quindi bene che ho ricontrollato. Adesso che ho finito di ricontrollare in via definitiva i capitoli, posso finalmente mandare la mail definitiva con il PDF della tesi al professore. Nell'attesa di ricevere una mail di risposta dal prof con le eventuali correzioni, mi sono messo a studiare matematica finanziaria, che era il mio ultimo esame della triennale. Quindi, oltre alla consegna della tesi, ho dovuto anche studiare per quest'ultimo esame. Allora, è passato qualche giorno da quando ho mandato la mail finale con la tesi al prof e stamattina il prof, il relatore, mi ha risposto e mi ha appunto mandato tutte le correzioni finali che devo fare alla tesi. E fatte le correzioni, poi il prof mi ha dato direttamente il permesso di mandare in maniera ufficiale l'elaborato senza dover di nuovo passare da lui. Quindi devo fare queste modifiche e poi posso inviare la tesi. La correzione principale da fare era nella bibliografia, dove c'erano delle fonti che non andavano bene. Per prima cosa, come fonte, avevo utilizzato per alcune definizioni Wikipedia e a quanto pare non andava bene. Poi ho anche citato delle slide di lezione di altri corsi universitari e a quanto pare anche questo non andava bene. Dunque il lavoro è stato quello di modificare queste citazioni inserendo libri e articoli accademici a cui facevano riferimento. Quindi praticamente ho citato le fonti delle fonti. Tra l'altro in questi giorni a Milano fa un caldo incredibile, si muore, io non ho né condizionatore né ventilatore e tra l'altro ci sono pure grossi problemi di energia elettrica, infatti per adesso sono senza corrente, sto andando con la batteria residua del computer, quindi posso lavorare ma fino a un certo punto perché ovviamente se si scarica il PC non posso fare più niente. Ok, siamo al giorno dopo, la corrente per adesso è tornata e adesso mi metto al lavoro. Oltre a questo lavoro, il prof mi ha scritto sopra il PDF che gli ho mandato della tesi delle correzioni da fare nei vari capitoli. Sono cose minime, più che altro di forma, per appunto rifinire al meglio quanto scritto.
Allora, questa è la tesi corretta dal prof, vedete che ci sono qui le sue correzioni. E io che faccio? Scrollo, trovo tutte le correzioni da fare, le cambio tramite LaTeX e poi una volta che ho fatto la correzione me lo segno così in verde, in modo che appunto mi ricordo che qui non ci devo più pensare. E così vado avanti fino alla prossima correzione da effettuare. Per questa mattinata ho finito perché sono piuttosto stanco e tra l'altro si fa anche ora di pranzo. Comunque ho fatto 3 capitoli su 4, quindi prossimamente farò anche l'ultimo e poi posso anche consegnare. Nel pomeriggio ho continuato a lavorare alle correzioni, con l'obiettivo di finire in serata. Alla fine le modifiche che c'erano da fare le ho fatte. Devo soltanto rileggere, ho riletto, ho ricontrollato quanto più possibile e quindi mi sono detto dai, alla fine consegno, così mi levo questo pensiero. Se ho fatto tutto non ha senso che rimanga ancora in ballo. Tra l'altro per consegnare la tesi c'è tutta una procedura, perché devi creare il file PDF, rinominarlo in un certo modo, poi mettere in copia il professore relatore, è tutto un casino. Infatti avevo l'ansia di sbagliare, meno male che ho ricontrollato 20 volte, quindi spero di non aver fatto errori. E quindi la tesi me la son tolta finalmente e sono contento perché alla fine me ne sono liberato, ho consegnato e adesso non ci devo pensare più, quindi ottimo. Il giorno dopo avevo l'ultimo esame da dare, quindi ho ripassato un'oretta e poi mi sono riposato. Buongiorno, buongiorno, oggi per me è il grande giorno, essendo che se tutto va bene dovrei finire l'università, quindi ripasserò un'oretta e poi aspetto le 2:30, che è appunto l'orario dell'esame. Ho preso un caffettino e mi sono messo a ripassare un paio di minuti così le ultime cose e adesso sono pronto e sto per uscire di casa. Non sono riuscito a fare altre clip perché comunque era l'ultimo esame, mi mancava solo quello ed ero sotto pressione, agitato, non avevo modo di pensare ad altro, insomma. Comunque, ho fatto l'esame ed è andato molto molto bene. Terminata la prova, sono andato a prendere un aperitivo con i miei colleghi, l'ultimo aperitivo della triennale, e poi il giorno dopo sono partito per la Sicilia. Prima della laurea volevo farmi qualche settimana di mare per riposarmi, rilassarmi, visto che comunque quest'ultimo mese è stato super super stressante e quindi un po' di riposo penso anche di meritarlo. Questi sono stati i momenti finali del mio percorso triennale, spero il video vi sia piaciuto e non vi preoccupate che prossimamente vi aggiornerò su cosa ne sarà del mio futuro, che scelte ho fatto per magistrale, lavoro, ve ne parlerò meglio, quindi rimanete connessi.